soliti. Ok, c'è un piccolo problema. Abbiamo affittato la nostra bellissima casa su Airbnb a una media di circa 60 euro a notte durante agosto, perché sapevamo di essere in Portogallo. Ma ci siamo un pochino fatti prendere la mano e abbiamo fatto prenotare anche nei giorni in cui siamo in realtà tornati. Quindi oggi arriva l'ultimo ospite, gli dobbiamo preparare la casa, ma soprattutto dobbiamo sloggiare. Ovviamente la stanza che gli spetta non è la nostra, ma è il soggiorno. Il problema è che il soggiorno è anche la stanza dove c'è questa. In realtà è meglio, dai, perché se deve essere un settembre produttivo, questa non aiuta. Mi mancherai. Ok, mi sa che qui non possono dormire. Cambiamo qualcosa. Ok, già meglio, ma... Ok, così mi sembra accettabile. Ah, se non siete iscritti a Airbnb, sia per ospitare che per viaggiare, vi lascio il link in descrizione. Se vi registrate da lì, avrete dei crediti utilizzabili per viaggiare. Allora, diciamo che con questi diamo un leggero indizio su dove stiamo andando, leggerissimi. Sembrerà strano, ma anche se è il 31 agosto, noi andremo in un posto dove questo serve, così per fare quelli unconventional. Eccoli gli ideatori del viaggio. Buonasera. Sai che qualsiasi cosa andrà male sarà colpa tua. Perché mia? Perché hai ideato il viaggio. Va bene. Allora, come fare, visto che il passaggio è in mezzo alle Alpi? Siamo tutti passati a Iliad, è difficile che prenderà il telefono. Abbiamo scaricato offline la mappa e ci facciamo questo viaggetto di 4 ore. Allora, in casi estremi come questa, o quando avete paura che il telefono non prenda o non potete connettervi, l'app che ci viene in aiuto è Google Maps. Basta andare sulla sinistra su mappe offline, dopo cliccare su mappe personalizzate e lui ci farà scegliere l'area che vogliamo salvarci nella memoria del telefono. In basso a destra ci dà anche le informazioni su quanto andrà a occupare nel dispositivo. Quindi vediamo che con aree vaste sicuramente va a salire e una zona già come questa prende quasi 2 giga di spazio. Però cosa succede? Che anche senza la connessione, infatti in alto non c'è né 3G né 4G, lui con quello che ha in memoria e il GPS attivo riesce a mostrarci la strada. Questa è prima pausa in Svizzera. La temperatura sta già scendendo. 42 euro di bollino sono andati, però siamo andati in bagno e ci hanno dato dei nuovi. Prendiamo. Ma visto che, come ho detto, non c'è più accesso alla PlayStation, abbiamo un enigma in diretta. Enigma risolto. Apri. Cosa conterrà? Oh. Un altro indizio. Una card magnetica. No, è chiuso. Oh, yeah. Bastava semplicemente tirare. Era l'ultimo enigma. Ah, quanto amo il minimalismo. Iniziamo leggeri. Devo dire che di tipico di paesino qui non c'è proprio niente. È sempre più videogioco. Cin a Colmar, una città con tante di cappelli.